Oggi presentiamo la lista alla quale tengo molto, chiaramente così come le altre, ma questa in particolar modo perché vi devo dire che rappresenta il vero rinnovamento, il vero cambiamento, in quanto ci sono 32 persone candidate della società civile che non solo non avevano mai approcciato la politica, non si erano mai candidate prima, non hanno mai avuto una tessera di un partito. Questo è il vero rinnovamento, il vero cambiamento che noi proponiamo alla città, concretamente, non finto come fanno gli altri, dove ci sono veramente grandi personalità e professionalità della città di grande competenza. Penso all'ex questore Feltrinelli che è candidato, al maestro Michele Di Toro, alla dottoressa medico di famiglia di Chietiscalo Gabriella Ianiro, all'imprenditore Manuel Pantalone, a persone del mondo del sociale, a insegnanti, a rappresentanti del sindacato, di tutte le categorie sociali e di tutte le zone della città. Come abbiamo molte volte detto, abbiamo la voglia di rappresentare un vero e proprio cambio di passo. E siamo convinti di poterlo fare perché non nasciamo prima delle elezioni. Il nostro è un progetto che nasce da lontano e abbiamo ragionato sulle cose da fare per la città e lo abbiamo fatto con concretezza e basandoci sui dati reali. Questa è una città che deve ripartire sotto il profilo occupazionale, sotto il profilo delle attività produttive, sotto il profilo del commercio, sotto il profilo della cura del territorio e della cura dei quartieri. È una città che in molti casi versa in uno stato di abbandono e c'è la percezione di questo abbandono da parte dei cittadini. Noi a questa percezione invece vogliamo rispondere con la politica del fare, la nostra è l'agenda del fare e siamo convinti di poter dare tutto noi stessi nel momento in cui ci troveremo ad amministrarla la città, ossia dal prossimo turno.